Cazzate, no? Cazzate. Tutte cazzate. Ante ha perso la voce. Buongiorno, buon martedì. È martedì oggi. Ante ha perso la cognizione del tempo. Comunque, penso sempre. Fa niente se è lunedì, martedì, il sabato del sabbazio. Me ne frega un cazzo se è la domenica del domo. Ormai vivo in un mondo cartoon. Tu in che mondo vivi? Sto girando tra le stanze della mia casa pensando. Mi sono svegliato pensando. Ma in che mondo vivo? In che mondo viviamo? Se ci pensi, non c'è senso più niente. La gente si è persa. Ci siamo persi. Anche quelli che si sono, tra virgolette, svegliati, cerchiamo notizie senza capire in che senso ha quello che facciamo, voglio dire, senza senso lo facciamo. Cerchiamo dati storici quando magari sono tutti falsi. Crediamo a personaggi storici quando ci conviene. Quando non ci conviene, il personaggio è falso. Quando ci conviene il personaggio è vero. Ma io non credo a niente. Mi sono sempre chiesto troppe cose. E poi ho trovato riscontro. E una volta che ho trovato riscontro, ho provato le mie cose. Mi è risultato facile non credere più a niente, non credo più a niente. Faccio ricerca per conto mio. Non credo più a niente. Ogni volta che cerco qualche altro, che provo a seguire altri ricercatori sulla rete, rimango depresso. E che non mi ispirano niente. È come se si girasse attorno a niente. Molti cercano di capire il passato quando non sappiamo nemmeno quanti anni ha il passato. Da quanti anni siamo qui? Quanto tempo fa è stato il reset? Io sto provando a stilare una nuova cronologia e l'ho quasi terminata. Tra l'altro, mi sono reso conto che in un racconto per bambini c'è tutta la storia del mondo. Io ho fatto coincidere gli eventi di questo racconto con quelli reali. Reali e provati o probabili che si possano provare con dati geografici, con cambi a livello ambientale, demografico, queste cose, no? E sono rimasto impressionato dal fatto che coincide tutto. Ma se coincide tutto, eliminate lo spazio. Che non esiste, chissà che c'è fuori da questa provata anche quella cupola, perché chi ormai crede ancora nella palla nello spazio è scemunito di brutto. Ma il problema non è quello. Il problema è che ci hanno fatto entrare così tanto nello show che ci è difficile renderci conto di cosa sia reale in questo mondo. E cosa no? Te ti pare normale che personaggi come Apollo d'Oro abbiano a che vedere con Apollo, con la mela d'oro e con Asclepio? Che Asclepio abbia a che vedere con la vara, con il serpente attorno. Adamo ed Eva nelle rappresentazioni, nell'immaginario che ci hanno messo nella testa, c'hanno tra di loro quest'albero con il serpente attorno. E giusto si parla di una mela, la mela di d'oro, di Apollo d'oro, Apple d'oro.
pomdor. Ti sembra che io stia delirando, ma mi sono fatto il mazzo per mesi facendomi ricerche e leggendo testi che non si legge nessuno, perché la maggior parte degli stupidi, un altro filone di ricercatori che si sono scemuniti e hanno perso le coordinate, non leggono più testi del passato o testi che sono rimasti, non della nostra epoca, perché pensano che siano falsi. Io, da dubbioso, non credo a nessuno. Ho sempre letto tutto, visto tutte le mappe, analizzato qualsiasi cosa anche in altre lingue. Se trovo un documento in una lingua che non conosco, me la traduco perché ne ho i mezzi. Poi la faccio coincidere, sovrappongo con i dati che ho dello stesso argomento, magari nella mia lingua o in altre lingue che conosco. Esce fuori sempre una verità che non mi aspettavo. E c'è sempre un po' di verità in tutti questi testi, che però magari non erano per noi. O magari se ti parlano di Napoleone, Napoleone non è stata una persona. Come Apollo d'Oro non è stata una persona. Come mi sono fatto il mazzo per mesi per dimostrare che Arlecchino è il pifferaio magico, è quello che tutti chiamano Saturno. Non a caso Arlecchino in altre tradizioni viene chiamato Odino. E in una canzone di un rapper italiano fa l'occhiolino, come Odino. Ti posso dimostrare che Arlecchino è la scala per il paradiso. Lo dicono anche i Led Zeppelin. Mi sono fatto il mazzo per dimostrare tutto ciò. E ancora non capisco perché ci sono persone che quando ricercano non capiscono che i personaggi non sono reali o appartenuti al passato, sono un certo tipo di messaggio per qualcun altro. La storia viene tramandata realmente, ma forse è quella alchemica, forse è la tecnologia per qualcun altro. Sotto forma di racconti che noi, quando ascoltiamo, leggiamo, ci sembrano storie. La Vergine Maria. Non tutti sanno che è chiamata anche l'Arca dell'Alleanza, Santo Graal, Turris Eburnea, che è la Torre d'Avorio. Lo sapevate? E se io ti dico che nel Signore degli Anelli c'è questa torre di Sauron, l'occhio che tutto lo vede della torre è l'anello, e se tu nei racconti antichi leggi di Salomone che aveva un anello per dominarli tutti, allora ti fai delle domande. Ma in che mondo vivo? Adesso siamo con il telefonino, la tecnologia, lottando uomo con donna ormai, per l'estinzione di uno dei due. Mi metto a ridere questa cosa con la mia donna perché siamo uno degli ultimi esempi di coppia traditional. Ci amiamo, un sesso opposto ama l'altro sesso, maschio con femmina si attraggono. Non esiste quasi più questa cosa. Ci hanno addirittura convinto che siamo in lotta uno con l'altro. Nell'epoca passata il maschilismo, un casino di propaganda della donna che sta ai fornelli, dell'uomo che la maltratta, l'uomo va a caccia, tu stai là. Quando hanno deformato l'idea della famiglia, hanno messo prima l'uomo a sentirsi alfa e a permettergli, fargli pensare che era permesso usare violenza sulla donna. È stata propagandata più violenza di quella che è stata fatta per amplificare. Per poi arrivare a propagandare, non so se si dice propagandare in italiano, però parlo italo spagnolo, già lo sapete, il femminismo, per lottare contro questo cancro che si era formato del troppo alfa. Tutte stronzate, voglio dire, a chi ci crede e a chi lo applica. Noi siamo vecchio stampo, ripeto, a casa mia non c'è niente di progre.
Io quando ero piccolo ero tendenzialmente un alternativo punk. Diciamo così, c'avevo l'aspetto dei Sex Pistols, però dopo mi sono tolto tutto. Ho deciso di non apparire più perché io volevo essere. Mi sono caduti tutti i miti, tutti. Quando scopri che nelle canzoni dei divi che ascolti, tu ascolti la musica e ti rimbecillisce. Ti imbambola, ti ipnotizza, ti incanta la canzone, il cantante e il cantastorie, ti incanta con una melodia fatta apposta, scelta per entrare nella testa, ti incanta il cantastorie e tu non leggi i testi o ci canti a ritmo di rap, ma non capisci che quel testo, di nuovo, come la storia di Napoleone o di Apollodoro o di Giulio Cesare o di Alessandro Magno, che era anche Dhul al-Qarnayn per il Corano, il cornuto figlio di Zeus Ammon. Ma tu stai facendo tutte queste connessioni con le parole che ti dico? Alessandro Magno figlio di Zeus e Arlecchino Odino? Quando capisci queste cose inizi a investigare. Ma investigare realmente, non la Tartaria, sto gruppo di Tartaria che si ferma. C'ho 10 anni di investigazione, forse seria. E c'è ancora gente che crede allo spazietto vicino alla Russia, che è arrivato un po' in Nord America. Cioè, nessuno si è mai letto documenti, tutti però, non quelli su Google, sulla Tartaria, o testi antichi tradotti sui tartari. Per capire realmente cos'era, così io l'ho lasciato stare da tempo il discorso, anche perché non mi piacciono i tartari. Poi, insomma, capisci che nei testi musicali, per esempio, ci sono altri occultismi, che poi trovi combaciano sempre con la storia che hai letto, con quello che ti hanno raccontato. E ti parlano di un'opera di fantasia, dell'ispirazione dell'artista, ma quello è stato tutto organizzato a tavolino. Perché ti entri un messaggio e tralasci quello più importante. La Torre di Babele è stata costruita per unire in una lingua. Per allora, perché in un testo antico del 1700, in una versione differente del diluvio universale, si parla di una torre della confusione, perché Babele significa confusione, e ha diviso il mondo in 72 lingue con 72 macchinari. Che cos'era questa realmente, questa torre enorme della confusione, che per noi invece stupidi era la torre di Babele che univa? Perché in alcuni testi si dice che disuniva e che con 72 macchinari o qualcosa del genere creò 72 lingue e le divise dalla prima originaria, che era di tutto il mondo? Ho letto un testo, l'ho tradotto e l'ho pubblicato sul mio Patreon per chi è interessato e chi è stato interessato alla mia ricerca. Sto qui a parlare tutto il tempo di Tartaria, della NASA, dello spa, quello è tutto falso. Io mi sono scassato le sbarramendole, perché l'evoluzione, la ricerca deve essere evoluta, non fossilizzarsi nello stesso argomento senza approfondire, rimanere superficiali senza approfondire niente. E allora com'è che la torre di Babele, in alcuni testi antichi, datati si suppone di 300 anni fa, si parla di una torre con 72, che divide la lingua in 72 lingue, che si sono poi sparse per il mondo, racconta tutto questo libro. E perché Salomone aveva un anello che racchiudeva 72 demoni? Perché 72 demoni
Erano racchiusi, secondo alcuni testi, antichi e mi rompo il mazzo per mesi a tradurre e a leggere. Sono composti da un materiale speciale che poi ritrovi anche nel Signore degli Anelli e in Sicilia. Ti stai facendo delle domande, eh? Mi sono fatto il mazzo anche per scoprire tante verità sulla Sicilia, che non sapevo nemmeno io, non essendo siciliano, ma adorando quell'isola, i siciliani. Mi piacerebbe essere nato in Sicilia, anche in Sardegna. Chissà quante verità nascono proprio da quelle due isole. Sicilia, lo specchio di Venere. Il lago di Venere, da cui viene lo specchio di Venere, da cui viene il simbolo del femminismo. Ma noi crediamo ai simboli, ai significati, non so se mi spiego. Ci hanno costruito un velo davanti, ma la verità ce l'abbiamo già davanti. E allora chi è stato programmato e illuminato la capisce. Noi dobbiamo fare fatica. Ma ce la lasciano davanti, e perché? Mi chiedo sempre questo. Perché lasciano anche quella poca possibilità che noi possiamo capire l'inganno? Ma poi una volta capito l'inganno, cosa fai? Scappare da questo recinto non puoi. Forse puoi far finire tutto in una certa sommossa organizzata, logica. In un certo modo potresti trovare una soluzione a far finire tutto, ma continuare tu no. Chi ha pensato tutto questo deve essere più grande di noi. Almeno come tecnologia e conoscimento, no? E allora è una ricerca un po' disperata, perché fai una ricerca ma sai che sei fottuto. E c'è questa presenza dell'elite che ti ride in faccia. Siamo i loro porci. Facciamo anche le guerre. Ci ammazziamo per cose che a cui nessuno ci credeva, ma la televisione ti ha detto oggi devi credere a Russia o a Ucraina e devi fare la guerra. Te fregava niente, stavi alla PlayStation, però domani devi andare a finanziare con la tua banca che ti manda i messaggi. Dammi 2 euro per la guerra, se no me li prendo. Ok, va bene. E paghi una cosa perché ti dia una pensione. E prima non c'era bisogno di dare. Scusatemi, mi sono spostato. Non c'era bisogno di dare al pastore l'erba che dopo te la deve dare dosata per mangiare. Eravamo liberi. Quando sono riusciti ad ingabbiarci e a raccontarci la storiella del pifferaio magico, con queste antenne ovunque che si ripetono, si trasmettono in una rete mondiale, stronzate, la voce del Grande Fratello. Non possiamo spegnere più la televisione perché c'è internet. Se spegniamo internet siamo fottuti. Secondo la nostra testa, secondo me sarebbe uno scoprire la verità, forse non accederemo più ai dati, però apprenderemo a fare quello che non sappiamo più fare, sopravvivere. Poi radio, cinema, rumore ovunque, per non sentire il rumore di fondo della grande torre, dello schisma, della melodia universale, che forse c'è sotto. C'è il white noise, non lo puoi sentire, ma c'è. Buona giornata.